Melodica che esce nei primi anni 40, scusate se sto in piedi, ma sempre per la solita ragione, nei primi anni 40 dell'Ottocento. Il sistema di logica è sicuramente l'opera filosofica che ha dato maggiore rinomanza a John Stuart Mill e che per lungo tempo è stato il punto di riferimento, il testo di riferimento dal punto di vista empiristico. Probabilmente oggi per noi sono più interessanti altre opere filosofiche di John Stuart Mill, però è vero che storicamente questo testo ha avuto un ruolo importante. Non è per mia abitudine, ma il testo è ambiguo, come tutte le cose che poi hanno un'effettiva importanza, nel senso che si chiama sistema di logica, però in realtà se noi pigliamo oggi un qualunque manuale di logica, per esempio, vediamo che le pagine sono completamente diverse da quelle del sistema di logica di Mill. Perché? Ma perché in realtà quando Mill parla di logica, in realtà vuole dire le strutture fondamentali del pensiero scientifico. Quindi in sostanza il suo lavoro, il sistema di logica, è in realtà un libro di epistemologia. Cioè come si costruisce la scienza, come si costruisce il sapere scientifico. Quindi, diciamo, dal punto di vista anche contemporaneo nostro, non sarebbe un libro di logica. Libro di logica per noi è una sorta di libro d'algebra, con formule tipo l'algebra. Lì invece uno apprende come in quell'epoca la scienza naturale veniva costruita e nel capitolo sesto come Mill propone di costruire la scienza sociale. Vabbè. Ovviamente la logica elaborata come un'epistemologia mette subito in evidenza un problema. Grosso modo è contemporaneo di Mill. L'inglese Boole, George Boole, che scrive un libro di logica, proprio con tutte le formule, no? La risoluzione dei problemi, come un libro d'algebra. L'interpretazione delle proposizioni, degli enunciati e della loro soluzione, cioè in sostanza che vogliono dire, questo per Boole non rientra nella logica. Perché l'interpretazione, cioè che cosa vuole dire uno più uno fa due, che cosa vuole dire, questo dipende dall'ambito in cui io colloco la proposizione. Uno più uno uguale due può essere interpretato nel senso di un principio logico, può essere interpretato nel senso di una proposizione matematica, può essere interpretato in vari modi. Quindi può essere utilizzato in ambiti diversi, con significati diversi, ma questo dell'applicazione non rientra nell'interesse del logico, ma dell'epistemologo. Mill, al contrario, tende a ridurre il discorso del logico a quello dell'epistemologo. Questo vuol dire che tende a vedere la logica come uno strumento per la conoscenza. E allora ecco che fa capolino appunto una concezione strumentale della conoscenza che deve servire a qualche scopo. E per esempio il sistema di logica è un libro di battaglia politica. Perché? Perché John Stuart Mill ritiene che esista una tradizione di pensiero che lui chiama speculativa o chiama la filosofia tedesca o la filosofia intuizionistica che è un formidabile strumento di difesa dei pregiudizi politici e morali. E bisogna combattere questa tradizione proprio per combattere i pregiudizi politici e morali. Vabbè. Allora il sistema di logica
elabora questa logica epistemologica per mostrare come si procede alla conoscenza secondo criteri diversi da quello del pensiero speculativo tedesco, eccetera, eccetera, e in questa maniera si arriva a mettere in discussione pregiudizi sia politici che morali. È chiaro quindi l'intento pragmatico. Ora, pensiero speculativo, pensiero tedesco, pensiero intuizionistico. Qui noi possiamo dire le cose con molta precisione, nel senso che Mill si occupa anche dei dialoghi di Platone e parlando in modo particolare del Parmenide, cioè del dialogo intitolato Parmenide, lui dice che lì esistono delle parti che sono appunto speculative, che richiamano il pensiero presocratico, parti speculative che verranno riprese dalla tradizione tedesca, indica Kant e Hegel, quindi tracciando una linea molto precisamente. Il perno di questa tradizione è il concetto di totalità, cioè la filosofia speculativa tedesca, eccetera, eccetera, fa perno sul concetto di totalità. Ora, ovviamente, la totalità non è oggetto di esperienza. L'esperienza è sempre esperienza di qualcosa indeterminato. Quindi, se un pensiero fa perno sulla totalità, non fa perno sul metodo sperimentale. Non solo, ma aggiunge Mill, nella tradizione di Platone che verrà ripresa da Hegel, qui ha ragione, la tradizione di Platone verrà ripresa da Hegel, si pretende di sottoporre a prova un enunciato teorico non al modo in cui noi oggi intendiamo mettere a prova, cioè la prova sperimentale, ma attraverso un'analisi del linguaggio. Per esempio, nel Parmenide di Platone, la seconda parte in particolare, è tutto un lavorare su come possono essere costruite proposizioni a partire da uno, molti, diverso, uguale, come si combinano tra loro questi termini. Va bene? Non c'è assolutamente nulla di sperimentale. Per me questo è scandaloso, è speculativo, non è moderno, perché noi moderni abbiamo capito che il modo per verificare e controllare è quello della verifica sperimentale. E quindi ovviamente noi moderni non ci muoviamo dal punto di vista della totalità, perché la totalità per definizione sfugge alla possibilità di una verifica. D'accordo? Se sfugge alla possibilità della verifica, questo significa che non è possibile un procedimento che, partendo da arrivi a B, a C e D, e arrivi alla fine alla totalità. Perché? Perché se questo fosse possibile, allora io partirei da un qualcosa di finito, di determinato, di preciso, arriverei a un'altra cosa di determinata, precisa, eccetera, fino all'indeterminato, non è possibile. Se mi muovo sul piano del determinato, resto sul piano del determinato, del particolare, eccetera, non arrivo mai alla totalità. Mi spiego? Ecco perché la filosofia speculativa deve essere intuizionistica. Non può essere fondata sperimentalmente, ma deve essere fondata su un'intuizione che consenta di afferrare il tutto. Va bene? In questa maniera che succede? Succede che le credenze, le tesi, le opinioni, le posizioni, eccetera, vengono basate non su dati riconducibili all'esperienza, ma appunto sulla base dell'intuizione. Qui è arbitrario. Io ho questa intuizione, un altro può avere un'altra intuizione. Quindi allora questo pensiero speculativo basato sulla totalità, intuitivo, è soggettivo e arbitrario. L'unica possibilità per arrivare a dei termini oggettivi è
andare.